Focus, l'oroscopo di oggi 28 ottobre 2018 segno per segno. Paolo Fox torna con il suo oroscopo del giorno al latte miele. Il Sagittario si sente nervoso, il weekend crea problemi e forse deve agire in compagnia. Chi ha una relazione può vivere bei momenti alla fine dell'anno e il 2019 sarà un anno perfetto per convivere, sposarsi o avere figli. Servirà però costruire delle basi alla fine di quest'anno, cercando di lavorare con grande attenzione anche ai minimi particolari. Ora è il momento di alzare la testa per cercare di trovare una soluzione con grande attenzione. Lo Scorpione, se ha un'attività imprenditoriale e si trova in un momento molto importante per le scelte, non deve stare in un angolo. Mercurio, Venere, Giove, Sole interessanti, può fare passi importanti come il matrimonio. Quelli che sono innamorati possono anche chiedere qualcosa di più al partner. Insomma, ora si cercano relazioni e rapporti stabili che possono portare a cercare di vivere le cose con maggiore tranquillità. Serve dunque un vero e proprio equilibrio. Il Capricorno tende a non fermarsi molto spesso, però ci sono quei momenti in cui ci si devono concedere delle pause per trovare occasioni da vivere meglio nel 2019. Se poi ci sono già dei progetti nel cassetto, questo deve attivare subito. Bisogna cercare di stare attenti al fisico perché la cervicale e lo stomaco sono a rischio. Essere previdenti non è mai un errore e forse è il caso di cercare di trovare alcune soluzioni per stare meglio ed evitare problemi. I Pesci si sentono stressati, cercate di eliminare le situazioni che al momento non interessano più. Il mese di novembre sarà molto drastico, toglierà dalla vita le cose che non servono più. Chi ha cambiato da poco, soprattutto se ha ascendente Bilancia, forse potrebbe non essere soddisfatto appieno. Ora si sta cercando di cambiare molte cose della vita, ma non sempre riesce bene. Serve grande determinazione e voglia di reagire per cercare dei risultati. Classifica settimanale dei segni dell'oroscopo di Paolo Fox. Stelle e pianeti non sono più un mistero con Paolo Fox. Che cosa prevede l'oroscopo del noto astrologo? La classifica è già stata annunciata su Di Più TV, rivelando i segni al primo posto in classifica. I nati del segno dei Gemelli possono dormire sonni tranquilli, la luna è nel segno ed il desiderio aumenterà sempre di più. Atteso un incontro speciale o un ritorno di fiamma, grazie a Venere positiva. La coppia ritrova il dialogo, mentre si lancia in progetti per la casa. Lavoro da non sottovalutare, specie per le nuove proposte. L'autunno è positivo per gli accordi. I single del Cancro potrebbero trovare un amore non ricambiato. Venere invoglia al cambiamento, con qualche ostacolo da superare. Le coppie devono portare pazienza, per via di una lontananza che ha compromesso gli incontri. Meglio le relazioni con Gemelli, Vergine e Pesci, attenzione con l'Acquario. Nel lavoro ci potranno essere delle risposte, meglio fare le richieste che desideri. I cuori solitari della Vergine pensano con maggior forza al lavoro e questo fa slittare l'amore al secondo posto. Un po' di stanchezza ad inizio novembre. Le coppie dovranno affrontare dei cambiamenti in casa, forse trasferimenti. Agire con cautela ad inizio novembre. Meglio rallentare invece nel lavoro, i pianeti non sono favorevoli per strade nuove e trasformazioni importanti. Attenzione alle spese. I single dei Pesci cercano il vero amore, soprattutto per allontanarsi dai recenti problemi sul lavoro.
le coppie hanno bisogno di recuperare il tempo perduto. Evitare le discussioni nel weekend. Chi è separato deve adottare la strada della pazienza. Nel lavoro, il cielo convince solo a metà. Meglio fare alcuni cambiamenti, per un successo in arrivo nei primi due giorni della settimana. Emozioni in arrivo per il Sagittario. Sono quattro i segni fortunati per l'oroscopo di Paolo Fox che vede al secondo posto con quattro stelline l'Ariete. I nati del segno vivranno un periodo turbolento in amore, a causa di Venere in opposizione. Pazienza per le coppie, soprattutto fra domenica e la giornata di martedì. Attenzione alle discussioni in generale. Nel lavoro ci sarà margine di movimento, ma occorre puntare tutto sulla propria serenità. Giove diventerà più forte da novembre, con possibili opportunità. Lo Scorpione può contare su amori importanti, specialmente se nati nelle ultime settimane. Domenica regala una luce che illumina le relazioni, ma è meglio tenere alla larga la gelosia. Le coppie potrebbero vivere qualche tensione, forse ad inizio novembre. Interessante il cielo per chi vuole ricominciare e lasciarsi alle spalle il passato. Il lavoro regala belle occasioni dalla seconda parte della settimana. Qualcuno dovrebbe affrontare questioni legali, con esiti positivi. Emozioni in arrivo per i single del Sagittario. Anche le amicizie sono utili per chi cerca l'amore. Una relazione nata da poco potrebbe trasformarsi in altro. Le coppie che hanno resistito alle ultime tensioni sono più forti. Attenzione alle provocazioni, forse da parte di un familiare. Nel lavoro si ha più energia e determinazione, avvantaggiati i creativi. Buone sensazioni in amore per l'Acquario. Si può recuperare tranquillità, anche se c'è ancora confusione in chi ha una ferita aperta. Le coppie hanno più energia, ma sono lontane dalle discussioni. Cautela con gli ex, possibili ricatti in arrivo. I nati del segno potrebbero aver affrontato grandi spese per casa e famiglia, ma ora si recupera una visione positiva. Giove favorevole dalla prossima settimana. Leone in recupero. Quali segni troviamo agli ultimi posti della classifica di Paolo Fox? 3 stelle per il Toro. I nati del segno hanno dalla loro parte Venere, ma è ancora tutto in salita. Attenzione alla rabbia, magari con chi mostra poca chiarezza. Le coppie devono trovare nuovi amici e fare progetti per il futuro. Chi deve risolvere qualcosa nel lavoro, mette tutto il resto in secondo piano. Bisogna pensare ai nuovi progetti professionali, con la possibilità di novità in arrivo e sorprese inaspettate. I nati del Capricorno non devono prendere sotto gamba gli incontri. La passione aumenta ed è possibile vivere una bella storia. Prudenza con la gelosia. Le coppie invece non devono discutere, a causa di un disagio che si farà sentire per poche settimane. Cautela maggiore con i parenti. Nel lavoro il cielo è più interessante, grazie ad occasioni in arrivo e la ritrovata fiducia in se stessi. 2 stelline invece per il Leone, per un novembre di recupero. In amore ci sono ancora delle perplessità. Magari per chi deve ancora dimenticare il passato. Le coppie potrebbero avvertire ancora un po' di agitazione, anche se si è in fase di recupero. Meglio trovare qualcosa per recuperare complicità con il partner. Nel lavoro ci sono speranze maggiori, ma è meglio fare i dovuti tagli.
I single della Bilancia non possono contare su Venere per alcune settimane. Possibili sensi di colpa per relazioni chiusa in precedenza. Le coppie sono in recupero, specialmente nel weekend. La carta della diplomazia sarà utile in caso di discussioni. Nel lavoro ci sono dei risultati interessati, anche se i nati del segno sono più stanchi. Qualcuno potrebbe voltarti le spalle, forse un collaboratore. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.